L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 106, 2812, 3852A, disposizioni concernenti il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta del 21 ottobre 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. Le Commissioni Ambiente e Attività Produttive si intendono autorizzate a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice per la Commissione Attività Produttrice, onorevole Mucci. Prego. Grazie Presidente. No. Scusate, cambio il microfono che questo mi sembra Arrivi qua. in difficoltà. Ok. Bene, colleghi, il testo unificato delle proposte di legge Realacci 106, Abrignani 2812, Realacci 3852 consta di 9 articoli ed è volto a disciplinare l'assegnazione del marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici. Prima di illustrare gli articoli del testo al nostro esame, vorrei sinteticamente ricordare un regolamento europeo, REACH, nominato, che diciamo, risponde alle preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dare origine le sostanze impiegate all'interno dei cosmetici. Prevede in effetti la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione Europea in quantità maggiori di 1 tonnellata per anno. Il regolamento si prefigge i seguenti obiettivi: migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurarne un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Per quanto riguarda il nostro territorio, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza dei cosmetici e quindi del regolamento REACH è il Ministero della Salute, che organizza le sue attività di vigilanza su due fronti principalmente: cosmetovigilanza, ovvero raccolta, monitoraggio e verifica di eventuali segnalazioni di reazioni avverse dovute all'impiego di prodotti cosmetici irregolari; sorveglianza sul territorio dei prodotti e degli operatori economici del settore, volta a verificare e contrastare la vendita e la distribuzione di prodotti cosmetici irregolari, cioè non conformi al regolamento della Comunità Europea 1223 del 2009. Nel merito di queste proposte di legge abbinate, Presidente, vorrei citare un sistema che già esiste a livello europeo, nominato Ecolabel, un marchio che promuove prodotti con minore impatto Colleghi, sull'ambiente colleghi, grazie. Prego. durante l'intero ciclo di vita e che offre ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti. La concessione del marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di tipo 1, applicato ai prodotti divisi per gruppo. I criteri ecologici di ciascun gruppo di prodotti sono definiti usando un approccio dalla cultura alla tomba, valutazione del ciclo di vita, che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente a partire dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e selezionare i fornitori, passando attraverso processi di lavorazione, dove sono gli impatti dell'azienda produttrice ad essere controllati, fino alla distribuzione, incluso l'imballaggio ed utilizzo, ovviamente, fino allo smaltimento del prodotto a fine vita. Gli studi di questa valutazione per l'intero ciclo di vita, alla base dei criteri, si focalizzano su aspetti quali il consumo dell'energia, l'inquinamento delle acque e dell'aria, la produzione di rifiuti e il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale e la protezione dei suoli. Noi oggi però non stiamo trattando di questo, ma stiamo istituendo un nuovo marchio, un marchio italiano. Un marchio che, per quanto mi riguarda, estende l'ambito disciplinato dall'Ecolabel, introducendo parametri importanti come quello della dermocompatibilità e trattando esclusivamente di cosmetici. Ad oggi l'Ecolabel parla anche di prodotti da risciacquo, sciaponi, shampoo, ma anche di detersivi e non si concentra sui prodotti invece di tipo cosmetico. Io ricordo che inoltre è stato introdotto il criterio, a mio avviso molto importante, di dermocompatibilità, anche perché trattandosi di cosmetici non potevamo non inserirlo, essendo che comunque i cosmetici si applicano sulla pelle, che è il nostro organo più vasto a livello degli organi dell'essere umano, per cui ha impatto, proprio perché noi mettiamo delle sostanze sulla nostra pelle, anche sugli organismi acquatici, in quanto comunque la pelle va a contatto poi con l'acqua e quindi arriva fino ai nostri mari. Per questo è importante questa proposta di legge che istituisce questo marchio. All'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento,
riferendolo ai prodotti cosmetici e rinviando al riguardo al regolamento della Comunità Europea 30 novembre 2009 numero 1223, concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e tutte le successive modifiche apportate alla direttiva medesima. Le disposizioni del regolamento sono volte a garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, vigilando sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti. Il regolamento prevede inoltre il divieto di esperimenti sugli animali e la valutazione della sicurezza dei prodotti sia dal punto di vista della tutela della salute che, importante, dal punto di vista della tutela dell'ambiente. L'articolo 2 del regolamento reca la definizione inoltre di prodotto cosmetico, che per quanto riguarda la legislazione europea tratta appunto di qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo, oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli e quant'altro. Insomma, prodotti cosmetici come noi li conosciamo. All'articolo 2 viene dunque istituito il marchio italiano a basso impatto ambientale, quindi inferiore alla media dei prodotti in uso, di qualità ecologica e quindi anche di dermocompatibilità. Per la relativa disciplina, il comma 1 rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della Proprietà Industriale e di cui all'articolo 2570 del Codice Civile. Il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative dei prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità. La registrazione di questo marchio può essere ottenuta da un singolo imprenditore per contraddistinguere prodotti appunto provenienti dalla propria azienda, bensì soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Questi soggetti possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti. Il marchio collettivo dunque è solitamente richiesto da un soggetto proponente, che può essere una persona fisica o giuridica, per poi essere concesso in uso alle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito dal regolamento. Il marchio viene poi considerato collettivo perché deve essere concesso a qualsiasi operatore economico lo richieda e sia in grado di rispettarne tutti i requisiti di applicazione così come definiti nel regolamento di utilizzo. A differenza del marchio commerciale, dunque, l'uso non può essere limitato ad operatori scelti dal proprio marchio. Il marchio collettivo è definito pubblico se il titolare è un ente pubblico, come nel nostro caso, privato quando il titolare è un soggetto privato, generalmente nella forma giuridica di consorzio o associazione. Si tratta in questo caso dunque di un marchio su base volontaria di proprietà pubblica e registrato. Il comma 1 infatti dispone che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il Marchio Comunitario di Qualità Ecologica dei Prodotti, ovvero il Comitato per le Colabel, così come lo conosciamo, di cui al decreto ministeriale 413/1995. Il Comitato poi provvede all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Comma 1 dispone inoltre che l'uso del marchio italiano di qualità ecologica venga concesso su richiesta del produttore per prodotti cosmetici che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 di questo testo unificato e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Articolo 3, che vado brevemente a spiegare, definisce parametri ecologici e relativi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologico. I parametri ecologici vengono elencati al comma 1 del seguente testo all'articolo 3 e concernono dermocompatibilità, quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, il valore dell'impatto tossicologico sulla qualità delle acque, sulla fauna, sulla flora acquatica, la quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente, la quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente, le sostanze bioaccumulabili e disturbatori endocrini, assenza di sostanze vietate dalla legge, incidenza ecologica dell'imballaggio. Il medesimo comma 1 stabilisce che in ordine a tali parametri, il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Salute, adotti con un apposito regolamento per ogni tipologia di prodotto cosmetico limiti, metodi di prova, criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni fissate dall'Unione Europea in materia di cosmetici e di marchio di qualità ecologica. Anche solo questo articolo vi fa capire la portata di questo marchio e l'importanza che quindi detiene.
I commi 2 e 3 elencano i criteri che dovranno informare l'emanazione del citato regolamento riguardo ovviamente i limiti relativi alla tossicità, nocività, biodegradabilità, nonché qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e contenitori del prodotto. Come previsto dal comma 4, i parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione del calcolo hanno una validità di 4 anni a decorrere dall'adozione del suddetto regolamento e vengono conseguentemente aggiornati ogni 4 anni dal Ministero dell'Ambiente, secondo la procedura fissata al comma 1. Articolo 4. Nell'articolo 4 inseriamo la disciplina e la procedura per la concessione dell'uso del marchio. In particolare, il comma 1 dispone che il produttore, al momento della richiesta del marchio di qualità ecologica, debba dichiarare la composizione del prodotto, denominazione, elementi identificativi, quantità e concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, che non deve essere testato dagli animali e non sarà testato dagli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale può provenire anche dai fornitori del produttore stesso. Ai sensi del comma 2, la richiesta è trasmessa al comitato che ne verifica la conformità della domanda dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento e, se necessario, entro 120 giorni propone ulteriori integrazioni che potranno essere fatte in laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare di imballaggio primario del prodotto ed in caso di esito positivo il comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di certificazione ecologica. Ai sensi del comma 3, i dati relativi ai parametri ecologici sono soggetti di controllo periodico da parte del produttore e costituiscono il dossier ecologico e di dermocompatibilità del prodotto. Infine, il comma 4 dispone che l'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporti in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale. Sulla base della previsione dell'articolo 5, il citato comitato si avvarrà del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dell'Istituto Superiore della Sanità. Le materie per le quali l'ISPRA e l'Istituto Superiore della Sanità forniscono, sulla base della direttiva del comitato, attività di supporto sono elencate al comma 2 e concernono analisi dei dossier ecologici e dermocompatibilità, strumenti di calcolo e altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità, che ovviamente poi dovrà mettere in campo il produttore se vorrà farsi certificare il prodotto, istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio italiano di qualità ecologica dei cosmetici ricevute, accolte o respinte, nonché il regolare pagamento dei diritti d'uso del marchio. Predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3 da sottoporre poi in seguito alla valutazione del comitato. All'articolo 6 si prefigge la riduzione dell'inquinamento idrico, riduzione al minimo di produzione di rifiuti, riduzione o prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, prevenzione dei potenziali rischi per la salute connesso all'uso di sostanze ancora pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto, cosa anche questa molto importante. All'articolo 7 si prevede che la presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio italiano sia soggetta a pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria della domanda stessa, nonché il diritto annuale di utilizzazione del marchio, al pagamento di spese per le verifiche di controllo, prove di laboratorio accreditati necessari per dimostrare rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché spese per la concessione del marchio stessa. L'articolo 8 parla di sanzioni. Vengono infatti sanzionate la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge e a tal fine richiamiamo alcune disposizioni del Codice Penale nonché l'articolo 127 del Codice della Proprietà Industriale. È anzitutto richiamata l'applicabilità dell'articolo 473 del Codice Penale e quindi la punibilità di chiunque contraffa o altera il marchio italiano di qualità ecologica, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale. Chi fa comunque in ogni caso uso del marchio, senza ovviamente esserne titolare. Analogo richiamo è fatto dall'articolo 8 all'applicazione dell'articolo 474 del Codice Penale, e cioè la punibilità di chiunque introduca nel nostro territorio ai fini di lucro prodotto industriale con marchio italiano di qualità ecologica contraffatto o alterato.
L'articolo 8 prevede, in caso di contraffazione o alterazione del marchio in oggetto, anche l'applicazione dell'articolo 127 del Codice della Proprietà Industriale, di cui al comma 2, e in particolare punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria tra 51,65 e 516,46 euro l'apposizione su un oggetto di parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. L'articolo 9 stabilisce che il Ministero dell'Ambiente provveda, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della norma, alla revisione del decreto del Ministero dell'Ambiente 2 agosto 95, numero 413, che ha istituito il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, al fine di adeguarne le norme sul funzionamento alle disposizioni previste. Questa è anche un'altra nota positiva, perché il Comitato era tempo che non veniva rivisto. Auspico dunque un buon lavoro in quest'Aula, anche per l'abbinamento del testo della LACI 3852 e per l'istituzione di questo marchio, un marchio italiano di qualità, che punta dunque a dare una maggiore sicurezza all'utilizzatore finale dei prodotti cosmetici per quanto concerne da una parte la qualità ecologica, ma anche la dermocompatibilità e l'impatto quindi sull'ambiente marino. La pelle, che ribadisco essere l'organo più vasto del nostro corpo, ha un impatto anche sull'ambiente, quindi è importante il connubio tra dermocompatibilità da una parte e basso impatto ambientale che questo marchio, ovviamente che licenzierà il Parlamento, su cui potrà dare una maggiore tutela per gli utilizzatori finali. Grazie. Grazie a lei. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo. Si riserva in replica e a questo punto è iscritta a parlare l'onorevole Busto. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io ho un intervento che vorrei leggere, ma vorrei fare prima una riflessione, se ha pazienza di ascoltarmi, riguardo a questo provvedimento. È interessante che si è sentito parlare di Ecolabel. Ecolabel, è stato detto, è un sistema di dichiarazione dell'impatto ambientale, di certificazione dell'impatto ambientale che si basa sull'intero ciclo di vita. Ora, io su questo ho un passato interessante, perché di lavoro facevo queste valutazioni precedentemente, facevo ricerca in questo settore. Ed è molto affascinante.